Ciao a tutti, sono Claudia, sono al Mago del Caffè, che è un bellissimo bar in centro a Saronno, e sono qui in occasione di un evento che si chiama Almas Latinas e che vede coinvolte due persone, Barbara e Marco. Ciao Barbara. Ciao Cla. Ciao Marco. Ciao a te Cla. Allora, io comincerei a parlare con Barbara. Barbara, innanzitutto parlaci un po' di te, nel senso raccontaci un attimino le tue origini, da quando hai iniziato a cantare e un pochino il tuo percorso, da quando hai cominciato fino a qui. Cioè, diciamo, prima di tutto, come hai fatto a capire che sono straniera? Le mie origini sono peruviane, ho iniziato a cantare un annetto fa circa, grazie alla passione per la chitarra, e ho continuato così fino adesso e mi piace e voglio andare avanti. Bene, e diciamo che nel mezzo del cammin della tua vita hai incontrato Marco. Precisamente, dici un po', quando, e nel senso, quando vi siete conosciuti musicalmente e quando e perché avete deciso di collaborare, di provare comunque questa, come dire, questa unione, anche perché ricordiamo che Marco non è propriamente, cioè è una persona che ha la chitarra, che è la protuberanza del braccio, e è veramente molto molto bravo, e mi permetto di dire che se tutti gli artisti fossero come lui, avessero la sua umiltà e la sua forza, forse il mondo della musica sarebbe un attimino diverso. Bene, una cosa che non gli ho mai detto a Marco è che anch'io sono rimasta affascinata dal suono di suonare, perché mi piaceva. E dopo un po', diciamo, di due settimane, tre settimane che l'ho conosciuto in questa a spazio anteprima, e gli ho chiesto da quanto suoni, perché suoni. E niente, una sera siamo andati in un locale in cui ho fatto, diciamo, il primo debutto a un pubblico estraneo alla mia famiglia o ai miei amici e ai miei conoscenti, e non è andata male perché è stato lui ad aiutarmi, mi ha buttato lì nella mischia e ha detto vai Barbara, dacci dentro, e ha detto vabbè, se suoni tu allora va bene. Bene, bene. Marco, che cos'hai da dire a riguardo? Beh, prima di tutto arrivare ad Almas Latinas è un traguardo che arriva dopo un anno di collaborazione insieme, nel quale Barbara comunque ha fatto diverse esperienze anche senza di me. Per citare alcune esperienze che ha fatto, l'Orchestra dei Popoli di Milano, della quale lei è una delle voci, è una delle componenti, che è un progetto che raduna etnie e esperienze diverse. Poi anche il compleanno di un ensemble di samba brasiliano come i Brazucas, per cui lei, in dipendenza di quello che è l'idea, il taglio dell'iniziativa, si rivolge ad artisti diversi, a persone diverse, e in alcune circostanze le nostre strade si sono incrociate suonando in un gala acustico a spazio anteprima, piuttosto che buttarla nella mischia un anno fa nell'occasione di un compleanno di un locale della zona. La cosa più divertente, il fatto che abbia accettato questa sfida, che poi è un'opportunità, è stato giocare sulle differenze tra me e lei, cioè sulla sua latinità e la mia europeità, in un certo senso. Dal confronto, dallo scontro, alcune volte dal litigio, tra virgolette, siamo riusciti ad arrivare a una sorta di compromesso che questa sera vedrà srotolarsi nell'arco di questa serata, di questa pericena ospitata da un locale meraviglioso come il Mago del Caffè, che ha accettato la sfida. Infatti questa era proprio una cosa che vi volevo chiedere, perché nel senso, mi ha sempre, come dire, insospettito un attimino quale tipo di difficoltà avete incontrato, cioè la maggiore difficoltà che avete incontrato nell'unire due modi di suonare, due mondi poi completamente diversi, perché ricordiamo che Barbara è nata a Milano ma è proprio peruviana di origine, quindi ha proprio dentro questa sua, come dire, latinità, come diceva Marco, che dal sorriso, dagli occhi, dal modo poi che ha di cantare traspare da tutti i pori, mentre Marco invece è sicuramente, come dire, molto tecnicamente anche molto più a 360 gradi ampio rispetto a Barbara, però ha una, come dire, una europeizzazione. No, europeità. Europeità che lo caratterizza. Quindi secondo te Barbara, qual è stata la cosa che ti ha fatto più paura e che comunque sei riuscita a superare?
Beh, ti dico la verità, io non sono una persona che si fa tanti problemi, nel senso, dai, iniziamo, va bene, ho visto che andava bene comunque perché io essendo nata qua comunque ho sempre ascoltato gruppi europei e il modo di suonare e mi sono un attimo adattata come lui si è adattato a me, non abbiamo avuto per niente problemi, diciamo, anzi è stato divertente mischiare entrambe queste due culture, a me è sembrato facile, divertente e vai! Marco? In fondo è stato un gioco un po' come una sorta di scambio di figurine, nel senso questa cosa ce l'ho, questa cosa mi manca, quindi anche sul fatto del confronto sempre molto serrato e molto giocoso tra le altre cose, siamo arrivati un po' come ho detto prima a una sorta di compromesso nel quale entrambi credo abbiamo imparato vicendevolmente uno dall'altro. Imparare vuol dire anche prendersi il gioco di quelle che sono le proprie radici e metterle completamente in discussione, mai avrei immaginato a distanza di un anno di onorare un impegno di questo tipo, un evento che avrà la durata circa di 3 ore su dei classici di cantautori latinoamericani, invece a distanza di un anno siamo qua e mi sento in grado di affrontarlo. Il merito credo che sia stato anche soprattutto suo, perché mi ha messo in condizione di entrare in un nuovo modo di vedere le cose, arricchendo comunque il mio stile. Sì, ma in Latin America è mi casa stu casa, mi guitarra stu guitarra, tutto così, quindi non abbiamo... Parlaci di questo evento, parlaci di Almas Latinas. Almas Latinas? E diciamo che è nato perché appunto avendo provato un primo concerto di mezz'oretta con più o meno 8 brani nel Gala Acustico ci siamo resi conto che poteva dare i suoi frutti e portare avanti questo progetto perché avrebbe fatto scena. E no, sì, sarebbe stato, abbiamo iniziato a farlo appunto perché ci hanno chiesto delle persone, hanno visto dei video, perché abbiamo caricato dei video sulla mia pagina e anche sulla sua, sul canale di YouTube, e si sono interessate alcune persone appunto della zona o da fuori, ci hanno chiamato, ci hanno detto guarda, vorremmo che tu suonassi con il Marco qua in questo evento, e tra cui anche Miriam e il locale Mago del Caffè appunto qua, diciamo bello, bello. Contenta? Sì, contenta. Ma da quando, la prima volta che hai cantato in pubblico qual è stata? Te la ricordi? La primissima volta? Allora, io penso che il pubblico per me può essere anche una persona sola, non può essere un amico o appunto un familiare. E, la prima volta che ho cantato in pubblico è stato appunto davanti a mio fratello, che ha detto che facevo schifo e che se mi fossi esercitata sarei stata brava quanto lui forse. Dopodiché ho cantato in famiglia, che hanno detto oh sei brava, carini, no, ovviamente la famiglia non è che può dire no, fai schifo, no. E dopodiché del tutto in amici estranei anche, quella sera lì che mi ha buttato vai canta e io suono con te Marco, è stato un anno fa magari, sì, un anno fa. Marco invece? Io ho cominciato a suonare diciamo ormai quasi una ventina d'anni, però ogni volta è veramente divertente vedere in che modo ogni volta sia praticamente nuova, perché ogni artista con il quale ho avuto l'opportunità di confrontarmi ha dentro di sé una storia che va prima di tutto rispettata, va onorata e con la quale bisogna confrontarsi. Il confronto con Barbara è divertentissimo perché a parte avere una certa età di differenza di anni, abbiamo due visioni, una vita di differenza esattamente, è divertente perché in certi casi siamo veramente opposti, lei è nativa digitale proprio perché vive internet in un modo molto veloce, in tempo reale, e io invece sono mi reputo un po' più pragmatico. Capitava spesso che magari ci si diceva ma aspettiamo, ragioniamo, vediamo cosa esce bene prima, troppo tardi, lei aveva già pubblicato tipo il video ed era già caricato sul canale, ero già rimasto al palo, per cui il confronto generazionale è diventato anche una sorta di chiave di lettura che mi ha portato ad arrivare a questa sera, a questo evento, ed è sempre, ripeto, uno scambio, un gioco molto divertente, vedere, avere uno sguardo sul futuro e poter far valere benevolmente la propria esperienza dall'altro lato. Finché continua questo scambio sicuramente ci sarà ricchezza in un certo senso, un paragone, comunque un dialogo sempre molto forte e divertente, ripeto. Barbara, tu quanti strumenti sai suonare?
Allora, suonare è la parola grossa. E più o meno la chitarra, un po' il sax, il violino, il piano, ma proprio di base. Okay. Più che altro canto, mi piace cantare. Okay. Sì, sì. E Marco invece? No, io ho girato anche un po' di strumenti, ho testato un po' di strumenti per ritornare dopo un percorso alla chitarra, alle sei corde, perché affettivamente ed espressivamente credo sia lo strumento che meglio mi identifica e meglio mi qualifica. Certo che comunque è meraveglioso scoprire, non per ripetermi, che in base alle persone con cui suoni scopri nello stesso strumento delle anime diverse, dei nuovi stili, dei nuovi modi di suonare. Non me lo riconosco da solo. In occasione del gala, quando ci sono state quattro formazioni acustiche che hanno interpretato l'acustico in quattro modi diversi, mi sono visto riconoscere dei meriti su delle tecniche che mai avrei immaginato. Quindi gioco forza, nel momento in cui ti confronti con degli artisti devi saper apprendere da loro per forza di cose, altrimenti il gioco non funziona, semplicemente non c'è scambio, non c'è musica, non c'è espressione. Allora, torniamo ad Almas Latina un secondo, delle canzoni che proporrai, c'è qualcuna a cui sei particolarmente legata, c'è qualcuna che ti ricorda qualcuno, vuoi dedicarla a qualcuno? Diciamo che ci sono abbastanza brani, tra cui alcuni abbastanza conosciuti anche fuori dal Latino America, perché hanno un certo peso, una certa importanza, quindi il pubblico riconoscerà quel tipo di canzoni e si sentirà anche più vicino. Canzoni in particolare a me legate, probabilmente la prima, diciamo, perché è proprio quella la prima canzone che ho iniziato a suonare, a cantare insieme. Sono riuscita a collegare due cose insieme e niente. La prima è credo una tra cui Kilometros, appunto per il mio paese, appunto per la lontananza dai miei persona queridas e niente, quei due lì, anche le altre però non sono male, sì sì. Invece Marco, strumentalmente, qual è la canzone o le canzoni che ti hanno creato un pochino più difficoltà oppure colpito? Difficoltà credo all'inizio tutte effettivamente, perché non era solo la struttura o la tecnica da usare, ma era proprio la forma di pensiero che andava usata per amplificare il messaggio che Barbara dà di volta in volta. La difficoltà sta nell'intero impianto dell'evento, perché Almas Latinas sì, lo vedo come uno specchio di quello che è il mio percorso personale fatto nell'ultimo anno, un viaggio all'interno dei colori, dei timbri e dei suoni che l'America Latina offre, che io mai avrei immaginato esistessero. Ci sono difficoltà tecniche legate all'adozione di alcune scale e sonorità particolari che in Europa non sono solite sentirsi, usarsi, alcune le chiamo pieghe armoniche che adesso scopro di usare con una frequenza e una facilità non avrei immaginato prima. Insomma, me ne sto portando a casa, diciamo, sto rubando un po' il mestiere a queste sonorità, a questi timbri che danno un colore, una rotondità, una passione, un'allegria, un sentimento, un sentir latino, castigliano, che in Europa magari non è che manchi, ma viene espresso in un altro modo, con un'altra forma. Tutto qua. Benissimo, avete ancora qualcosa da aggiungere riguardo l'evento? A parte salutare la mamma? Ciao mamma! No, le devo tanto a mia mamma, quello che mi sopporta, che dice no. Quindi, no, ringraziare Marco, ringraziare il locale, ringraziare Piero, Simo e te. Grazie. Marco? Mi accodo a ringraziare Miriam e tutto lo staff del Mago del Caffè che ha accolto con estremo entusiasmo e ha cercato questo evento, perché tutto è nato semplicemente dal fatto che la titolare ha scoperto Barbara sul canale di YouTube e mi ha chiamato dicendomi: ma tu la conosci? E tutto è nato da là. Vuoi aggiungere qualcosa, Barbara? Sì, 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 cliccate mi piace nella nostra pagina. Allora, Barbara Valdi Official e tu?
No, vabbè, e Marco Furini furo 0-1. E alla fine. E ovviamente poi ringraziare Simone Losa per l'appoggio logistico e fonico, Piero da Saronno per essere qua con noi questa sera e tutte le persone che ci saranno qua stasera a darci una mano e amplificare il messaggio che Barbara ha intenzione di dare. Perfetto, da Saronno è tutto. Ciao. Ciao.